Sì, buongiorno a voi. Beh, un Alfano che sì, dice quanto dicevi tu, ma dice anche in questo momento non vogliamo togliere le castagne dal fuoco al Partito Democratico, perché è il Partito Democratico che in questo momento ha la responsabilità di decidere su questo braccio di ferro in corso tra il Presidente del Consiglio e il segretario del partito. Abbiamo qui con noi Federico D'Incà, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Allora, Dinca, che cosa sta succedendo? E soprattutto, è chiara la situazione agli italiani, secondo lei? Buongiorno a tutti, innanzitutto è una situazione molto impegnativa, molto difficile. Siamo di fronte alle solite considerazioni di partito, del Partito Democratico, nel quale conta molto di più le lotte interne, la volontà di poter avere il potere della poltrona più alta, quello del Premier. Nel passato più volte abbiamo visto queste lotte interne, tutti si ricordano sicuramente un D'Alema Prodi, si ricordano dei passaggi Veltroni D'Alema, Veltroni Prodi. Adesso assistiamo a questa situazione di un Letta Renzi. È una situazione impegnativa perché l'Italia in questo momento soffre, viene umiliata quotidianamente, persone sono disoccupate, il tasso di disoccupazione giovanile è intorno al 41% e invece queste persone hanno in mente soltanto il potere da prendere a tutti i costi, e questo che noi vediamo in questo momento, la volontà continua di poter arrivare, di poter primeggiare, se così si può dire, alla poltrona più alta, quella del Premier. Quindi, secondo lei, se mai ci fosse un governo Renzi, non cambierebbe nulla per il paese? Guardi, io non ho visto cambiare niente in questi primi 9 mesi con un governo Letta, fiduciato da un Parlamento che è del PD. Io sinceramente ho dei fortissimi dubbi che un possibile governo Renzi possa andare a migliorare la situazione economica, perché è di questo che dobbiamo parlare, di economia, non di tante altre cose, di questo paese. Noi dal canto nostro continueremo a batterci, a portare nelle commissioni 3 proposte fondamentali: una legge per il conflitto di interesse, perché in questo paese soffre di questa specifica malattia, ormai possiamo chiamarla. La nostra volontà è di poter eliminare l'IRAP, e quindi porteremo questa considerazione. E un'ultima fondamentale, in questo momento di gravità e di difficoltà per le persone, il reddito di cittadinanza. Secondo lei è vera l'ipotesi che alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle potrebbero sostenere un ipotetico governo Renzi? È quotidiano, lo leggiamo sui giornali, in ogni giornale al mattino. Io credo che se vi sono queste persone che vogliono appoggiare un futuro governo Renzi, queste persone dovrebbero dimettersi dal loro ruolo, dal ruolo di parlamentare, e se invece non vogliono credere in questo progetto, che facciano la strada che vogliono. Per noi assolutamente non è un problema. Grazie, D'Incà, restituisco la linea allo